Ma salve a tutti, buonasera, ben arrivati! Eccoci! Quella pirla? Gogul! Cesare Shatavash, Big Boss, buonasera ragazzi, ben arrivati! Com'è l'audio? Troppo alto? Io lo sento un pochino sparato. Ok, dovremmo esserci. Allora, ragazzi, Road to Guangdong. Sono curiosissimo. Il gioco è fatto dagli stessi sviluppatori di Jalopy. No, mi dimentico sempre come si pronuncia. Ti voglio un ringraziamento speciale ad Excalibur Games per la copia anticipata, perché il gioco verrà rilasciato ufficialmente il 6 giugno. Quindi questa è una alpha build, quindi ci potrebbero essere un bel po' di problemi, ovviamente il gioco non è completo, c'è solo una parte iniziale per vedere la nuova gestione dell'auto, il nuovo sistema di guida. E insomma, per prenderci un attimino confidenza, da ieri al 6 giugno ci saranno comunque sia degli aggiornamenti che noi mano a mano andremo a coprire per vedere tutti i cambiamenti nello sviluppo del gioco che faranno. Per chi non conoscesse Jalopy. È una simulazione di un viaggio con un membro della propria famiglia, nel caso di Jalopy era lo zio, e con una vecchia auto di famiglia che ovviamente ha dei seri problemi, dato il mitico zio, come i bei vecchi tempi, esatto. Questa volta invece saremo in viaggio con la nonna. Sono curiosi. Cioè, per adesso c'è solo il volante. Non lo so. Allora, ragazzi, io non ho lanciato il gioco. Quindi non ho assolutamente visto nulla. Lo scopriremo insieme. Scopriremo tutto quanto insieme. Quindi sono molto contento. La grafica ha subito un cambio completo. Un rifacimento completo, hanno proprio cambiato lo stile della grafica, è molto, diciamo, più fumettosa. E devo dire che da quello che ho visto, dalle immagini e dai trailer, mi attira molto. Mi attira molto di più di quella di Jalopy. Per adesso delle opzioni, ragazzi, non c'è assolutamente nulla. C'è solo l'audio. C'è solo l'audio, che abbassiamo anche un pochettino. Quindi vediamo un pochettino che cosa hanno creato. Eccola la nonna! Gu! Oh! Sei pronta, nonna? E certo! Certo che guido io, non ti preoccupare, Gu. Ah, abbiamo già capito che Gu è un po' una scocciatrice, ragazzi. Oh! Gu Mice Cross? Ok, quindi dobbiamo anche ma chissà se aggiungeranno come su Jalopy la possibilità di fare il viaggio in solitaria senza no, nonna Gu che ogni 30 secondi. Ah, ok. Basta! Basta! Non posso fare nessun'altra scelta! Non c'è un'altra scelta!
Ah, la sposto subito, Viven, grazie. Non c'è un'altra scelta, non posso fare un'altra scelta. Abbiamo già rotto il gioco. Vieni qua. Fatti spostare. Ok. No. Abbiamo rotto il gioco. Donna Q. Ah, perché sta a destra la scelta. Perché sei arrabbiata, Nonna Q? Ho capito. Ok, questa cosa del menù magari la potrebbero. Scusami se sono in ritardo, nonna Gu. Ah, ok. Voglio essere solo d'aiuto, nonna Gu. Ciao Neroski, buonasera, ben arrivato. Sì. Ma se lasciamo. Ti renderò fiera di me, nonna Gu. Baba e mamma? Che bella accoppiata. Ah sì, ah già perché sta sempre. Vabbè, ma tanto sarà solo. Andiamo! Chi andiamo a trovare prima? Comunque sì, la tolgo, eccolo. Vai. Oh. Ok, qua ogni volta che clicco fuori, che grafichetta. È vero, Neroski. L'hanno migliorato tantissimo. Ah, dobbiamo andare a Foshan. Allora. Check car. Oh, ma che carino! No, carinissimo! Ma veramente carino! È molto stiloso! È molto stiloso, ragazzi. Qui sono le ruote. Ok, ragazzi, vi voglio ricordare. È una build alfa. Quindi non è assolutamente il gioco finito. Da qui al rilascio del gioco potrebbe anche cambiare completamente. Ok. Qui c'è l'altra ruota. Che altro possiamo vedere? Ok. Ah, giusto, Cesare, il carrino col volante. Hai ragione. Sentiamo un po' che musiche ci sono. No. Lasciamo questa? Oh, sì! No, non c'è il volume. Non c'è il volume del. Non si sente il motore! Non si sente il motore! Eccolo! È
comparso il motore. Ma non posso vedere, no, nonna Gu. Si può girare la telecamera? No. Forse stavo andando un pochino troppo più. Vediamo quanto spinge la macchinetta, ragazzi. Vai, nonna Gu, ti faccio vedere io come si guida. Fidati di me! No, più di 80 non va. Ma ci sono gli alberi sospesi a mezz'aria, ragazzi. C'è anche una casa sospesa a mezz'aria. Ci passiamo sotto. Aspettate. Beh, direi dai che. Ok. Perché dovrebbe avere lo stesso principio di Jalopy, ragazzi, ovvero le strade. Siamo arrivati a un garage? Davvero? Dovrebbero essere create in maniera casuale. No, no, tranquilla. Tre pip? Allora, parliamo col meccanico. Il garage di Jayu. Sì. Ciao palude, giardini pezzi, case pezzi. Ok. Grazie. Ma quanti soldi ho? 300. Vabbè, compriamo. Ah, però già ne abbiamo tantissimo. Beh, non si è mai troppo sicuri. Che altro? Che parti ha? Beh, vediamo un pochettino. Vediamo che vende di nuovo. Un motore nuovo. Cavolo, i motori quanto costano? Ah, viene danneggiato più velocemente. Ma 149. Prendiamo il filtro dell'olio nuovo, non costa tanto. Allora, facciamo così, prendiamo un filtro dell'olio nuovo. Hanno lo stesso. Però dice che hanno lo stesso. Chissà perché. Prendiamo un filtro dell'olio nuovo. Una cinghia nuova. E le ruote non ci servono. Ok, a posto. Però no, non volevo ri riparare. Ok. Controlla l'auto. Posso cambiare quindi il filtro de dell'olio. Posso sostituirlo? Ah, si sostituisce soltanto. La nonna Gu. Ok, quindi si sostituisce soltanto. Quindi molto probabilmente raggiungeranno il fatto di cambiare le parti. Ciao, signore inquietante dell'autogrill. Secondo me questo è un serial killer. Ne sono quasi sicuro. Cos'è Scrap Heap? Check Scrap. Quindi c'è la pila di rottami che non costa nulla, però forse sono da riparare tutti quanti. Secondo me questa parte della modifica della macchina la devono ancora introdurre. Autostrada!
Adesso ce l'abbiamo però il suono del motore. Mamma mia! Guardate quanto corre! Ci sarà il clacson? Sto premendo un po' di tasti a caso, ragazzi. Per vedere se si accende qualcosa. No! Ah! Avevo cambiato canzone. No, noto che per adesso non... Oh! Quel bastardo del serial killer! Mi aveva detto che mi avrebbe controllato l'olio! Non mi ha controllato un tubo! Non mi ha controllato un cavolo! Dov'è la benzina? Non era l'olio? È tutto rotto! Ha detto che riparava, sistemava, faceva. Cioè. Ma che bastardo! Dici che era benzina? Scusa, fammi vedere. No, sta a metà. Sta a metà la benza. Sta ancora messa bene. Shatavash la nonna Gu! E per una buona birra in assenza di sidro, mi raccomando. Grazie mille della donazione, Shata, gentilissimo. Ok, ma cioè basta così per... Ah, eccolo l'olio. Che bastardo. Ah, tutto qua. No, io adesso... Quello si è anche preso i soldi. Quel bastardo. No, non la legge più Shata perché abbiamo avuto delle persone, diciamo, un po' discutibili. E allora purtroppo l'abbiamo dovuta togliere. Vabbè, non volevo fare nomi Shata, però sì, è lui. E questa parte è fatta meglio. Questa dell'autostrada, ragazzi, è fatta meglio. Cioè, per quanto ne so, il gioco dovrebbe diventare come stile mo molto simile a Jalopy. Quindi si dovrebbe poter uscire dall'auto, farsi giretti e raccogliere oggetti, parlare con gente. Io voglio uccidere quel tipo. Mi aveva detto che mi aveva riempito tutto. Quello si è rubato i soldi. Te lo dico io. Quello si è rubato i soldi. Ve lo dico io, ragazzi. Quello si è rubato i soldi. Neanche bastino. Lo faccio picchiare da nonna Gu. Ci pensa nonna Gu, amante del Gu, del Gufu. No, era pessimo, vero? È perché... accendere luci da solo, ok. Ma noto che c'è un display che manca e si vedono i cavi. L'ho visto adesso. Ops. Ok, sui cartelli non c'è ancora scritto assolutamente nulla. No, no, ci sono le chiavi nel quadro. Che si è rotto? Ah, ho rifinito la benzina.
Vabbè, vediamo quanto riusciamo ad andare avanti. Ho fatto bene a comprare quelle taniche, ragazzi. Vediamo quanto riusciamo ad andare avanti. Avanti! Ciao Oxio, buonasera, ben arrivato. Ah, tu dici che l'ha fatto apposta perché così ci seguiva con l'auto. Furbo. Furbo. Tutto bene, Oxio, te come la va? Furbissimo il serial killer, hai capito? Ok. Spero di avere un po' di benzina da parte. Ok. Via. Devo ammettere però che già per adesso la grafica e la luce mi piace molto. È fatto molto molto bene rispetto a Jalopy. Certo, c'è ancora molta strada da fare. Però lo stile nuovo lo trovo molto accattivante. Lo stile nuovo lo trovo veramente carino. No, non vedo l'ora di avere altre strade. Non posso, purtroppo non posso girare la telecamera, Viven. Cioè, come vedete, c'è il puntatore del mouse. Quindi no, no, non posso assolutamente fare. Non posso fare i 360. Come su Jalopy. No, no, non hai la testa da esorcista che faceva i 360 su Jalopy. Ho capito, ma questa macchina veramente, cioè, beve in maniera incredibile. Cioè. Ciao Ray! Ma infatti, ragazzi! No, ho provato a farla ripartire, ma. No, scusa! Scusa, gioco! Scusa, gioco! Ok. Vediamo. Dimmi che ne ho altro. No! Ho finito la benzina! Oh, e adesso? No, ragazzi, cioè, se non troviamo un distributore a breve, faremo veramente una bruttissima fine. Cioè. Cavolo. Yeee! Salto nel vuoto! Ok, credo, ragazzi, che siamo arrivati alla fine. Ma è cambiata la chiave, è comparso un panda sulle chiavi. C'è un panda. Ragazzi, credo che siamo arrivati alla fine di questa build. Che devo ammettere. Allora, questo sistema della gestione del. Ah, non mi posso più fermare. Devo ammettere che questo sistema è un teschio. Della gestione la grafica la trovo bellissima. Mi piace molto. Con queste ombre.
Devo ammettere che Nonna Gu è più insopportabile dello zio. È veramente più insopportabile dello zio, il che ci vuole tanto. Però, bisogna un attimo vedere co come sarà il viaggio. Speravo già di poter uscire al di fuori della macchina e fare un giretto, però vedendo che la strada non è finita, mi immagino che anche il circondario non sarà completo. Però devo ammettere che l'auto disegnata così è molto carina. Sarebbe carino poter girare intorno all'auto e poi magari poter entrare in questo menu. Cioè, non so se hanno intenzione di fare la modifica dell'auto proprio come Jalopy o hanno intenzione di lasciare questo menu così. Perché devo ammettere che l'auto così stilizzata mi piace. Certo, mi manca il portabagagli. Però l'auto così stilizzata mi piace molto. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Dato che siamo in serata, facciamo così. Per celebrare l'uscita dell'alfa di Road to Guangdong, Guangdong, scusate. Ci facciamo una bella partitona a Jalopy. Datemi 2 minuti, preparo Jalopy, torno subitissimo. Dai, un attimo. È per l'M24 questo, dai. Non puoi spararci, eh? Corri. Auguri!